dice, ma tu tanto sei così piccolo, così conosciuto, a me non conviene perché sono anche accanto al tuo. Di fatto viene isolato un giovane oggi, se non è appoggiato molto forte a situazioni alternative o parallele. È vero che è un lusso iniziare, però dobbiamo pure iniziare da qualche parte, altrimenti se non si innesta un cortocircuito nel percorso vizioso non si arriva al virtuosismo che può portare una persona a prescindere dall'età ad avere visibilità. Qui non si tratta di diventare se una persona è artista o meno, intanto abbiamo la possibilità di manifestare, di esporre, di far vedere ciò che può essere realizzato. Poi ovviamente il tempo dirà se è bravo o non bravo. Tra l'altro con le motivazioni si può anche superare ostacoli, si può anche migliorare, perfezionare, confrontarsi con gli altri. Certo, anche perché credo, insomma, tra l'altro io ho fatto un piccolo appunto in una delle mie opere qui presenti in queste sale. La parola è Geduld, in tedesco vuol dire pazienza. Io credo che questa parola sia proprio molto importante per qualsiasi tipo di come affrontare la vita in qualsiasi punto di vista. Cioè, in questo caso io in quello che faccio molto spesso do peso a questa parola. Cioè quella di avere pazienza, perché poi dopo raccoglierò insomma il frutto di quello che è stato il lavoro, la mia esistenza, il mio voler dedicarmi notte e giorno in quello che faccio. Ora aggiungo che oggi un artista professionista è un'azienda, ovvero una persona che deve produrre un tot numero di opere, deve avere un rapporto con i media, deve avere un rapporto con collezionisti, con galleristi, con musei, e molto spesso non può sgarrare a certi appuntamenti. Quindi anche questa è un'opportunità e una difficoltà. Non c'è più la possibilità reale di poter dire io faccio ciò che mi pare, quando mi pare.